Ciao, ciao a tutti e bentornati nel canale di Miss Bimbi Katia. Questa volta ho accolto le tante richieste del salato. Ogni tanto faccio dei sondaggi tra il dolce e il salato. Ha vinto il salato e allora ho preparato un fantastico risotto col cavolo viola. Adesso è pieno, diciamo, è il momento per poterlo trovare. È buonissimo, ha tantissimi sali minerali, fa bene a tante cose e quindi ho preparato questo fantastico risotto al cavolo viola. Vi farò vedere i passaggi piano piano come al solito, una ricetta semplicissima ed è davvero davvero buono. Quindi vai con la ricetta del cavolo viola. Wow, ciao! Eccoci pronti per questa semplicissima ricetta. Ora non facciamo altro che cioè più che aggiungere, inserire circa 30 g di olio di oliva nel boccale e mettiamo 160 g di cavolo viola tagliato a listarelle. Ok? Ora li facciamo insaporire mettendo il coperchio. E a posto del misurino mettiamo il cestino. Facciamo insaporire per 6 minuti a 100 gradi alla velocità 1. Qui, una volta ben insaporito, andiamo ad aggiungere 50 g di acqua calda, possibilmente. Ecco qui. Riposizioniamo il misurino. Ed andiamo a frullare per 10 secondi. Eccola qui, riuniamola sul fondo ed andiamo a trasferirla per il momento in una ciotolina e l'useremo in un secondo momento. Eccola qui, trasferita in una ciotolina, passiamo al secondo passaggio. Inseriamo nel boccale pulito e lavato circa 30 g di cipolla e 30 g di olio. Posizioniamo il misurino e frulliamo per 5 secondi alla velocità 7. Riuniamo bene i pezzettini di cipolla sul fondo, quelli che sono rimasti attaccati sulla parete del boccale, ed andiamo posizionando il paraschizzi o il cestello ed insaporiamo per 3 minuti a 120 gradi alla velocità 1. Ecco qui ben insaporito l'olio con la cipolla, andiamo ad aggiungere 160 g di riso Carnaroli. Mettiamo il coperchio senza il misurino e andiamo, diciamo, a insaporire per 3 minuti a 120 gradi, velocità antiorario 1. Ora sfumiamo con circa 30 g di vino bianco. Ecco qua. Ed andiamo a sfumare senza misurino per altri 2 minuti. Due minuti, dicevo, a 100 gradi alla velocità sempre 1 antiorario. Ora andiamo ad aggiungere 400 g di acqua calda. Ecco qui. 2 cucchiai, se volete, di brodo vegetale e la crema di cappuccio che abbiamo preparato prima. Ecco qua. Mescoliamo bene sul fondo con la spatola, mi raccomando, in questo modo. Ed andiamo a cuocere il riso
inserendo i minuti scritti sulla confezione. Nel mio caso, 13 minuti a 100 gradi alla velocità 1 antiorario, con cestello al posto del misurino o paraschizzi. Vai! Per chi non ama mettere il dado, ovviamente aggiunge un bel cucchiaino raso di sale. Eccolo qui, trascorso il tempo, lo lasciamo per un minuto nel boccale prima di versarlo nel piatto. Potete poi scegliere voi quanto, secondo me così è perfetto, altrimenti diventa troppo, deve essere comunque, a me piace morbido, non piace troppo pesante, quindi potete scegliere poi voi se aumentare un paio di minuti la cottura, se vi piace più stretto o se vi piace più morbido, e tanto è un riso che non scuoce e vi permette comunque di poter fare questa operazione. Quindi prova assaggio con il fantastico, buonissimo, cremoso, veramente, veramente buono, provatelo, risotto al cavolo viola. Risotto al cavolo, non è che suona bene. Risotto al cavolo viola. Risotto al cavolo. Buonissimo, e ce la posso fare.